Molto soddisfatto, sì. È stato l'anno più positivo della nostra storia. Quantomeno confermare i risultati e sicuramente migliorarli. Ai corsi, beh, non ci lamentiamo, però ad Argenta il nostro sport è un po' sottovalutato, però ci sono sport che le famiglie conoscono di più e a cui indirizzano di più i figli. Diciamo che a vantaggio nostro c'è il fatto che il nuoto spesso viene consigliato dai medici per ovviare a problemi fisici. Questo sicuramente è una cosa che dobbiamo sfruttare. Vorremmo solo maggiore collaborazione da parte delle scuole ed è una cosa su cui dovremmo discutere e lavorare per il futuro. Argenta Nuoto 2000 è una squadra che ci sta dando molte soddisfazioni nell'ambito anche agonistico. Devo dire che comunque Argenta Nuoto 2000, che fa parte sempre della cooperativa Arcel, che gestisce la nostra piscina, è sicuramente una realtà argentana che si sta consolidando e che svolge un ottimo lavoro sui nostri ragazzi, dando un servizio a tutta la collettività molto importante. E per questo non faccio altro che ringraziare loro per l'impegno, ma anche i ragazzi per i risultati e per l'impegno stesso dei ragazzi che danno a questo sport molto impegnativo, ma che può dare molte soddisfazioni. Sì, direi di sì, nel senso che almeno i numeri per ora stanno dando soddisfazione, e avere una quarantina di ragazzi che seguono questi corsi di agonismo è già un buon risultato. Ovviamente è sempre un risultato a rischio, nel senso che noi abbiamo un comune molto ampio, molti ragazzi vengono dalle frazioni, alcuni addirittura da comuni vicini, e proprio in questi giorni ci chiedevano se c'era la possibilità di avere una facilitazione nei trasporti per andare non solo a prendere i ragazzi ma anche compiere le trasferte per le gare, e quindi in termini di reperimento di un pulmino, noi sappiamo bene che purtroppo le risorse del comune sono molto limitate in questo. Vedremo cosa riusciremo a fare. Ci piacerebbe molto soddisfare questa richiesta, anche perché sono convinto che aiuterebbe anche l'iscrizione ai corsi.